passando. E la colpa dei cattivi maestri è molto maggiore delle persone impaurite che poi Dragoni, credono e finiscono in terapia. Dragoni, poi Paolo Giordano. Ma io non so a chi si riferisca per cattivi maestri. Alle persone come lei che dicono che non bisogna vaccinarsi, che non è così... Immaginavo. Sono cose che lasciano il tempo che trovano. La linea editoriale di un quotidiano come il nostro è una linea editoriale straordinariamente chiara e i lettori la premiano, a differenza di altri quotidiani tipo il suo. Dove cominciare? Vabbè, ma che c'entra linea, questo? È una linea è meravigliosa. Cioè, è davvero un ragionamento quasi è un ragionamento coerente come quelli che ha fatto finora. Però vorrei parlare, non essere ma guardi, ha parlato tantissimo, e poi anche troppo. Il Wall Street Journal negli Stati Uniti. Poi la domanda è: che interesse ha il governo a fare tutto questo? Ma io lo dico da sempre che l'obiettivo non è il vaccino, l'obiettivo è il Green Pass. E molto chiaramente l'obiettivo è il Green Pass. Oggi il vaccino è un'occasione straordinaria per mettere il Green Pass. Domani, quando non ci sarà più il problema del virus, perché prima o poi il virus scomparirà, nonostante le dosi di terrore che tutte le settimane, tutti i giorni, sui quotidiani vengono date, perché in questo momento, ripeto, in questo momento noi non abbiamo un'emergenza sanitaria. Tant'è vero che queste misure vengono adottate in regioni bianche, che per definizione sono senza rischio. Quindi che interesse ha? È molto semplice, il Green Pass. Il Green Pass è un elemento di controllo straordinario. Domani non avrai pagato la multa, non potrai andare al cinema. Molto semplice, tutto qua, legato, è semplice, è immediato. Quindi torniamo Paolo Giordano, al disegno totalitario, no? Cioè di un neototalitarismo che in qualche maniera usa solo il pretesto del virus, no? Ma poi non si